Alessio Sozzi, Malpensa, la variante 3-4-1, ci sono alcuni temi che li solleva soltanto il 5 Stelle. Allora forse questo è il motivo per cui 5 Stelle a Samarate sarà presente sulla lista. Sì, è anche uno dei motivi. Diciamo che la variante della 3-4-1 avrà un impatto molto importante sul nostro territorio, passerà per 7 km e passa all'interno dei nostri boschi e quindi sarà una devastazione per l'ambiente, dove poi ovviamente andrà a compromettere anche la salute e il benessere dei cittadini. E bisogna capire bene se effettivamente questa variante andrà a beneficiare la città, andranno a beneficiarne i cittadini. Secondo noi è solo esclusivamente una questione di sviluppo aeroportuale, dove noi riteniamo che non ce ne sia la necessità, ecco, anche perché, ripeto, l'impatto per la nostra città sarà devastante, quindi noi siamo contro questa variante e continueremo imperterriti a chiedere informazioni, chiedere documenti, chiedere analisi, dati che fino a questo momento purtroppo sembra che non ci siano oppure non ce le vogliono fornire. Cosa non ha funzionato secondo lei in questi anni di amministrazione di centrodestra e di Lega in particolare? Allora, sicuramente sono stati 5 anni un po' particolari perché c'è ovviamente il periodo del Covid che ha un po', come dire, cambiato un po' tante cose. Ma nonostante questo, secondo noi, quello che è mancato è un po' l'attenzione in generale a tutti i servizi, soprattutto l'attenzione verso il decoro urbano, verso la lotta all'abbandono dei rifiuti, verso le strade, verso il sociale, verso lo sport, verso tutte le associazioni sportive. E quindi questo, insomma, un po' l'attenzione. In generale i servizi sono, secondo noi, carenti e devono essere migliorati. La provincia di Varese non ha mai avuto un sindaco 5 Stelle, vuole entrare nella storia del movimento? Ma vogliamo provarci, insomma, noi in continuità ci siamo presentati nel 2015 con un nostro candidato e una nostra lista e abbiamo ottenuto un consigliere di opposizione, abbiamo rifatto nel 2019 con lo stesso risultato, ora ci riproviamo nel 2024 e speriamo, insomma, di entrare, come ha detto lei, nella storia di Varese.